L'Istituto di Medicina dello Sport di Milano entra tra le eccellenze mondiali. L'istituto ha infatti ottenuto l'accreditamento e da oggi è tra i 18 centri certificati dalla Fondazione Internazionale di Medicina dello Sport. Essere nel GOTA internazionale è un riconoscimento importante, che va a riconoscimento della storia di questo istituto, che nasce nel 52 all'Arena e che oggi è di riferimento non solo quindi Italia, più italiano. Qui sono state diagnosticate le patologie importanti di atleti importanti, viene l'Inter da anni, il Milan, era oggi presente anche il dottor Galiani, viene il rugby di massimo livello, sono venuti anche tanti atleti olimpici. L'eccellenza della medicina dello sport italiana è riconosciuta nel mondo proprio perché sia per la formazione, abbiamo ricordato la prima scuola di specializzazione fondata qui a Milano nel 1957 dal professor Margaria, sia per quello che riguarda le tutele sanitarie che ci sono, una norma sulla tutela sanitaria delle attività sportive che obbliga chiunque faccia attività sportiva ad essere sottoposto a una visita preventiva, pongono il nostro paese da un punto di vista di attenzione rispetto alla salute di chi pratica attività sportiva molto più avanti rispetto ad altri paesi dove semmai il controllo viene effettuato solo sull'atleta d'élite. La conferenza stampa di annuncio è stata anche l'occasione per presentare i primi dati di una ricerca condotta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana su circa 23.000 ragazzi che si sono sottoposti per la prima volta all'esame di idoneità sportiva. Abbiamo riscontrato in una percentuale di casi non bassissima delle anomalie o anche delle chiare patologie cardiache che si sono evidenziate soprattutto grazie all'elettrocardiogramma, che si dimostra sempre di più uno strumento fondamentale per la prevenzione. E poi anche un certo numero di soggetti che hanno delle patologie della colonna, soprattutto giovanissimi, paramorfismi, dismorfismi della colonna fino a scoliosi, che non erano stati preventivamente valutati con sufficientemente impegno dal medico di base e dal pediatra.